Ora sentiamo anche il presidente di Fissae Assemblea, Roberto Sancinelli. La raccolta differenziata è sul ciclo, qui bisogna fare anche un po', bisogna ogni tanto, anzi più che ogni tanto, cominciare a fare chiarezza anche quando parliamo di riciclo, tra l'avviato riciclo e il prodotto da riciclo, e questo è fondamentale. Già ora le industrie più strutturate e impegnate in questo raggiungono una media di prodotto riciclato già del 70%. Fatto 100 è rifiuto immesso agli impianti. Questo direi che sono dati che bisogna cominciare a mettere in rilievo, perché effettivamente c'è sempre un po' di confusione, riciclo, avviato, riciclo, raccolta, confusione se la raccolta differenziata è un recupero, eccetera. La raccolta differenziata, la preparazione di quello che vuole, sono tutte fasi intermedie, perché l'obiettivo è quello di un rifiuto che entra in un impianto e da quell'impianto deve uscire un prodotto, un NUS, comunque un prodotto, non più rifiuto. Questo è molto importante che si faccia questa chiarezza. Comunque si può arrivare anche a una maggiore percentuale, non siamo distanti, si può arrivare anche da 70, addirittura arrivare anche al 90%. Qui occorre però per questo dar corso anche a sostenere e sviluppare nuove tecnologie di trattamento e anche applicazioni, ma soprattutto occorre un sostegno politico e normativo per arrivare a questo. Tecnologie ci sono, ma non è che non ci siano, ci sono, hanno bisogno però di essere sostenute, come tutte le cose, tutte le innovazioni all'inizio hanno bisogno di essere sostenute, se non partono poi rimangono lì, non si sviluppa niente, devono partire. Questa è una cosa importante, ecco perché dico che occorre proprio, se vogliamo andare nella direzione ormai dell'economia circolare, bisogna proprio andare anche in questa direzione e quindi dal mondo politico e anche legislativo si dia un forte impulso in questo senso. Un'altra, do degli spunti per dire come si può migliorare. Una delle altre condizioni per sviluppare proprio la valorizzazione del rifiuto e riciclo è, parlo sempre del rifiuto urbano, se è chiaro che parlo di rifiuto urbano, è che si separi per esempio il servizio di raccolta dalla titolarità del rifiuto. Il rifiuto non deve essere di proprietà di chi lo raccoglie, ma assolutamente, non è che poi chi lo raccoglie non può fare anche il ciclo, sia chiaro, però cominciare a separare, perché già chi lo raccoglie comunque fa un servizio per cui è remunerato. Il rifiuto oggi, dato che il rifiuto da raccolta differenziata soprattutto è sempre destinato a sostituire nel tempo più materie fossili, è sempre più una materia necessaria all'industria, quindi questo rifiuto comincia a essere messo a disposizione del mercato industriale, del mercato dell'industria del riciclo. Questo è un altro degli aspetti, se vogliamo proprio andare nella direzione di sviluppare la valorizzazione del rifiuto, che ci può portare a tantissimi benefici ambientali, risparmio di materie prime fossili, meno emissioni, eccetera, eccetera. Poiché anche in tal modo, oltre che risparmiare, per esempio noi arriviamo addirittura oggi a fare anche attività di riciclo, dove sotto l'aspetto ambientale arriviamo anche a fare attività ad emissioni zero. È un calcio, ci sono adesso attività come tecnologie che permettono per esempio la raccolta differenziata, la POSU, produrre biometano da biogas, biogas sapete che è composto più o meno, grosso modo, da un 60% di metano e un 40% di CO2. Bene, questo biometano che oltretutto, fra l'altro, così trattato è ottimo per l'autotrazione perché a differenza del metano tradizionale è molto più puro. Il metano tradizionale contiene ancora un 7-8% di idrocarburi, mentre il biometano è assolutamente a zero di idrocarburi.
ma soprattutto oggi si può anche recuperare tutta la CO2, farmi metterla assolutamente, recuperarla, trattarla opportunamente e poi rimetterla di nuovo nel ciclo produttivo industriale e anche di consumo. Quindi beremo, potremmo bere benissimo l'acqua minerale alla vita con CO2 recuperata dal trattamento dei rifiuti. Si sta andando fortissimo e velocemente in questa direzione. Noi abbiamo bisogno però che questo sia sostenuto anche sotto l'aspetto anche di incentivi che possono essere dovrebbero essere spostati maggiormente sul piano fiscale invece che incentivi a perdere, diciamo, tra virgolette, che poi magari si può anche dare adito in certi casi magari a poca chiarezza. Noi abbiamo al nord, siamo abbastanza, al nord Italia siamo abbastanza sviluppati su questo tipo di attività, gli impianti ci sono, anzi se vengono realizzati tutti gli impianti che oggi sono sulla carta, avremo più impianti che rifiuto da trattare, mentre invece noi ci troviamo col centro sud Italia che assolutamente invece mancano gli impianti, anche dei più semplici. E qui bisogna puntare questo, come dico, qui da puntare questo non solo incentivare ma anche disincentivare il fatto che il rifiuto invece di essere trattato, valorizzato, finisce in discarica. Abbiamo intollerabili, sono non accettabili che percentuali così alte di rifiuto finiscano in una discarica. Beh, è un grosso problema che c'è, però non è difficile arrivare, cioè, bisogna impegnarsi e essere decisi e molto fermi sugli obiettivi che vogliamo raggiungere. Grazie.